Noi abbiamo sempre cercato di superare questi momenti difficili di gestione del Covid-19. Inizialmente con massima sicurezza, quindi ci siamo isolati praticamente dal mondo esterno. Poi d'estate abbiamo cercato di fare comunque organizzare degli incontri tra i familiari e gli ospiti che erano isolati all'interno, usufruendo di strutture esterne. E poi ci siamo chiesti quando arriverà l'inverno dov'è che ci mettiamo per fare tutto questo. Avevamo un salone interno molto grande e abbiamo pensato una struttura che potesse permettere in assoluta sicurezza e di isolamento fare in modo di far vedere e incontrare i familiari con gli ospiti, che è un argomento molto molto dibattuto e molto sentito sia dall'ospite che dai familiari che non possono più vedere i loro cari. Un progetto che abbiamo pensato per superare quel delicato periodo di emergenza sanitaria che ci troviamo ad affrontare con una curva dei contagi in crescita purtroppo. Ma volevamo aprire le porte comunque alle emozioni e agli effetti, perché per i nostri ospiti che sono fragili il contatto fisico è un'esigenza primaria. E pertanto abbiamo voluto creare un luogo di incontro in tutta sicurezza per tornare a sorridere nonostante le difficoltà del periodo, perché i nostri anziani e gli ospiti potessero stare bene in serenità. Abbiamo cercato di costruire una struttura, un'area per gli ospiti, assolutamente isolata dai familiari, con delle barriere che non consentono assolutamente l'inalazione del droplet. In questa maniera siamo riusciti quindi a creare una vera e propria separazione, a creare questa sorta di incubatrice. L'idea è quella dell'incubatrice che viene utilizzata per i bambini nati prematuri, ma che possono essere comunque accarezzati dalla mamma, dal papà e sentire calore, contatto fisico e protezione. Perché gli anziani hanno bisogno di questa vicinanza con i loro familiari, perché l'abbraccio non è soltanto l'unione di due persone, ma anche l'unione di due cuori, di due menti, e quindi riesce a dare quel calore che va a sconfiggere il buio dell'isolamento che c'è stato da marzo.